Si tratta di una iniziativa che mira a portare l'aiuto, diciamo così, e cure a 500 persone vittime di violenza o comunque di incidenti, vittime di qualcosa di grave che le abbia deturpate, attraverso una operazione sanitaria, un'iniziativa, una tecnologia particolare. Questa tecnologia si chiama biodermogenesi, il progetto si chiama Rigeneraderma. Rigeneraderma nasce dopo una serie di esperienze con le quali abbiamo trattato cicatrici importanti. Qua abbiamo due signore che ci racconteranno la loro storia. Una, la prima donna aggredita con acido solforico in Italia. L'altra, una donna con il 70% del corpo coperto da ustioni di terzo grado, con livelli di invalidità importanti entrambe, a livello di respirazione, a livello di apertura della bocca, a livello di alimentazione, a livello di deambulazione. Logicamente le loro cicatrici ci sono ancora, non facciamo miracoli, però abbiamo garantito una qualità della vita migliore, con terapie che sono assolutamente ben tollerate, prive di effetti collaterali e neppure dolorose. E da qua è arrivata la mia strada, meraviglioso, ho incontrato tantissime persone, associazioni, che mi sono solo grazie a loro, grazie a Maurizio, grazie al loro cuore. Se io posso ogni tanto, e dico ogni tanto, non vedere del sangue scorrere dalle mie gambe, resistere al prurito, perché sono loro che mi permettono di potermi curare. Lei fisicamente come sta, anche grazie alle terapie che sta facendo? Io sto al secondo ciclo, già ho fatto 8 sedute e me ne mancano 2 del secondo ciclo. Il mio collo era tutto tirato così, non sentivo il tatto se me lo toccavo. Adesso stiamo lavorando sulle labbra. Noi dobbiamo certamente punire, ma dobbiamo anche rimediare e trovare il modo di rimediare e di aiutare a curare queste cicatrici e a far tornare il più possibile le persone, le donne che la subiscono, che subiscono la violenza, a una vita normale, a una vita piena, a una vita in cui possano ritrovare proprio la fiducia in se stessa. È stato detto, dentro la cicatrice c'è vita, mi sembra molto bella questa definizione. Noi dobbiamo proprio aiutare questa vita a emergere.